Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con eccellenze italiane. Oggi parliamo di medicina, più nello specifico di urologia. Per farlo abbiamo invitato qui con noi il dottor Alberto Panzadoro, chirurgo urologo. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei. Allora, parliamo di urologia. Che cos'è l'urologo e insomma in cosa si specializza? Certo, l'urologo è quel medico che tratta delle patologie chirurgiche dell'apparato urinario maschile e di quello femminile e dell'apparato genitale maschile. Quindi anche se stupisce molte persone, in realtà l'urologo ha anche svariate pazienti femmine. Questo perché proprio l'apparato urinario è di competenza sia delle donne che degli uomini. Pensiamo sempre alle cistiti Chiaro. o alcune colleghe parlano della vescica perattiva, per esempio. Quindi queste sono entrambe le patologie che possono riguardare sia l'uomo ma anche la donna. E l'urologo però si eh, tratta anche del tumore alla prostata. Esatto. Diciamo che il tumore della prostata è una delle patologie oncologiche principali che riguardano l'oncologia urologica. Questo perché noi sappiamo oggi che colpisce all'incirca 1 su 7 uomini, quindi è un'incidenza molto elevata dalle statistiche che riportiamo, ed è un'incidenza che aumenta piano piano, che aumenta l'età. Noi sappiamo che è una patologia età correlata, ad oggi ancora non se ne conoscono le cause. Però sappiamo che c'è sicuramente un coinvolgimento dal punto di vista ormonale. Pertanto nell'uomo sopra i 50 anni ha una patologia che va tenuta sempre sotto controllo per essere prevenuta, chiaramente. Ma come possiamo appunto prevenire eh, il tumore alla prostata? Allora, la Società Europea di Urologia consiglia di seguire una visita urologica una volta l'anno, portando al vostro urologo in visione il PSA. Il PSA non è altro che un semplice esame del sangue e quello che viene definito antigene prostatico specifico, ossia un marcatore di funzione della prostata. Questo è molto importante. Il PSA non è un marcatore tumorale, quindi, non c'è un'uguaglianza PSA elevato-tumore della prostata. Noi sappiamo che si eleva in svariate patologie, infezioni, prostatiti, infiammazioni della prostata. Ipertrofia prostatica benigna, ma anche nei tumori della prostata. Pertanto il PSA rappresenta per noi neurologi un campanello d'allarme per verificare quando è elevato che non si tratti proprio di questo spiacevole caso. Quindi, quando il PSA è alto, diciamo abbiamo un indicatore del fatto che abbiamo un aumento del rischio della possibilità che vi sia un tumore della prostata. Chiaramente il PSA va integrato con altre analisi, altri esami. Oggi è indispensabile, come dicevo prima, la visita urologica per il PSA e per la prostata. Si tratta nell'esplorazione rettale, come vedete qui nel disegno, la prostata si trova proprio posteriormente, anteriormente al retto e pertanto attraverso l'esplorazione rettale è possibile apprezzarne una parte della superficie e eh, verificare se vi sono zone di aumentata consistenza che possono essere indicative di un tumore della prostata. Ecco, lei prima parlava eh, anche di biopsia. Certo. Ma cosa consiste? Una volta che noi abbiamo un PSA elevato, un'esplorazione rettale sospetta o comunque sia un dubbio che vi possa essere un tumore della prostata, oggi l'unica metodica diagnostica per poter fare diagnosi di tumore della prostata è la biopsia prostatica. La biopsia prostatica è un esame che viene fatto in via ambulatoriale. Quindi è un esame abbastanza semplice, può essere fatto in anestesia locale. Quindi, non richiede un ricovero, non richiede di entrare in sala operatoria. Quindi, è breve? come… Sì, diciamo che in mani esperte può durare 15-20 minuti. E tramite questo esame noi possiamo eh, andare a fare una mappatura completa dell'organo. Oggi parliamo anche di quelle che si chiamano biopsia fusione, ossia biopsia fusion, cioè nel caso il paziente abbia fatto anche una risonanza specifica della prostata che abbia evidenziato un'area sospetta, una biopsia Fusion consente tramite una sincronizzazione delle immagini della risonanza con quelle ecografiche di andare a mirare con precisione e fare un prelevo bioptico nella zona sospetta. Ma se la biopsia che abbiamo fatto in principio poi risulta positiva, come bisogna agire? Se la biopsia risulta positiva, a quel punto il paziente va stadiato, cioè vanno fatti una serie di esami per capire se abbiamo una, una malattia localizzata o meno, in base alla quindi, esplorazione letale che abbiamo fatto, ai valori del PSA, all'eventuale risonanza che è stata fatta prima della biopsia, al grado della biopsia, perché la biopsia non ci dice solo se c'è una malattia, ma ci dice anche se questa malattia è poco. O molto aggressiva, noi possiamo fare una serie di esami quando sono indicati come ad esempio un TAC o una scintigrafia ossea per vedere se la malattia è localizzata solo alla prostata oppure ha anche una dissimilazione ad altri organi. Nel caso in cui sia solo e soltanto localizzata la prostata, a quel punto è possibile intervenire e ci sono ottime chance di cura. E si interviene eh, facendo un intervento, mettendosi in lista per un intervento, come funziona? La prima cosa importante è valutare il paziente, chiaramente, quindi l'idoneità del paziente. Oggi l'indicazione a un intervento chirurgico per una malattia localizzata è di un paziente che abbia fino a 70 massimo 75 anni, se in ottime condizioni generali, questo non è oltre. fondamentale, assolutamente. È Queste sono le nostre linee guida. Ok, ma eh, quali sono i vantaggi, però, della, chi della chirurgia robotica? Oggi è possibile fare un intervento per rimozione della prostata in una chirurgia cosiddetta mini-invasiva, mini-invasiva ossia tramite dei buchini. La chirurgia robotica non è altro che una implementazione di quella che è la chirurgia mini-invasiva laparoscopica, ossia vi un robot che viene collegato al paziente e il chirurgo, come si può vedere nella foto, opera in una console. In questa console opera in maniera molto comoda, chiaramente, ma soprattutto guarda in uno schermo ad alta definizione e in tre dimensioni. Tutti questi strumenti del robot permettono di essere articolati in maniera molto precisa, molto fine, sono strumenti di 5 mm, pertanto è possibile fare un intervento in maniera esangue e molto precisa al fine di ottenere il massimo dei risultati per il paziente. Ecco, la chirurgia robotica è veramente poco invasiva, come diceva lei, ma nel caso invece si parlasse proprio di intervento chirurgico, quali sono le conseguenze, eh, quali sono i tempi eh, per riprendersi post-operatori? La chirurgia robotica comunque è un vero e proprio intervento chirurgico. Quello che cambia è che sicuramente offre una serie di vantaggi al paziente rispetto al classico e convenzionale intervento cosiddetto a cielo aperto, ossia con una cicatrice e un taglio mediano. I vantaggi sono sicuramente una convalescenza più agevole per i dolori assenti, una degenza più ridotta invece di stare tanti giorni in ospedale, ormai i pazienti eh, rimangono pochi giorni ricoverati in ospedale dopo un intervento di questo genere, e l'assenza di dolori nel post-operatorio. Questo dal punto di vista per il paziente, poi dal punto di vista proprio tecnico anatomico, questo tipo di intervento potendo comportare due principali problematiche che sono problemi di continenza urinaria e problemi di potenza sessuale, poiché i nervi corrono al lato della prostata, con il robot che come dicevo prima permette di vedere in tre dimensioni, ad alta definizione e di esplorare l'organo sotto ogni Punto di vista da sopra, sotto, dal lato, riusciamo a fare sicuramente un lavoro, dal punto di vista anatomico, migliore che ci permette di preservare al meglio entrambe queste due funzioni. Molto, molto chiaro. Se dovesse dare un consiglio per chi ci sta guardando da casa e sta ascoltando eh, i suoi consigli eh, e tutto quello che ci ha spiegato fino adesso sulla, sulla prostata e insomma sull'orologia, cosa, cosa gli direbbe? Io penso che oggi sia fondamentale la prevenzione perché noi, tramite la prevenzione, quando prendiamo in tempo queste malattie le possiamo curare molto bene. Pertanto, è indispensabile quello che consiglio a tutti una visita orologica come dicevo prima, una volta all'anno, portando in visita. Nel PSA, in questa maniera le malattie, ossia i tumori della prostata, possono essere individuati quando sono ancora in una fase molto precoce e possono essere curati e guariti bene con un trattamento chirurgico. Noi possiamo trovarla sui social, su internet online, ad un sito web. Io ho il mio sito web dove poi gli spiego tutte le patologie, anche il tumore della prostra spero in maniera abbastanza chiara e quindi tutti i pazienti che vogliono avere qualche informazione in più, oltre a quelle che ci siamo detti oggi, sia riguardo alla biopsia, le possibili complicanze, eccetera, eccetera, se vanno sul mio sito online sicuramente possono trovare delle informazioni utili, qualunque, a qualunque orologo si rivolgano che li prepari un po' a quello che li aspetta. Okay. Io la ringrazio tantissimo per essere stato con noi, quindi ringrazio il dottor Alberto Pansadoro per essere stato qui, averci parlato della, della prostata e di tutti, tutti i modi che possiamo mettere in pratica per prevenire o eventualmente curare. Quindi grazie, grazie mille e ringrazio tutti voi da casa per essere stati con noi fino a questo momento. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro buon proseguimento di serata.